Mi commuove il tramonto del sole, l'aurora radiosa al mattino, ma miracolo più grande. Amore divino. Oh, che gioia nel mio cuore, che gioia nel mio cuore, al pensare che mi ama il Signore. Oh, che gioia nel mio cuore, che gioia nel mio cuore, al pensare che mi ama il Signore. Commuove l'intera natura, il cielo, le stelle ed il mare, ma miracol più grande non c'è per me del miracol d'amore divino. Oh, che gioia nel mio cuore, gioia nel mio cuore, al pensare che mi ama il Signore. Oh, che gioia nel mio cuore, che gioia nel mio cuore, al pensare che mi ama il Signore. Oh, che gioia nel mio cuore, che gioia nel mio cuore, al pensare che mi ama il Signore. Oh, che gioia nel mio cuore, che gioia nel mio cuore, al pensare che mi ama il Signore. È un piacere essere insieme, condividere insieme la parola di Dio, e vogliamo leggere insieme in questa sera Esodo 20, capitolo 8, tre versetti fino all'11. Esodo 20, dall'8 all'11. Ricordati nel giorno del riposo per santificarlo, lavora 6 giorni e fa tutto il tuo lavoro. Ma il settimo è il giorno di riposo, consacrato al Signore, Dio tuo. Non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita nella tua città. Poiché in 6 giorni il Signore fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. Siamo in un momento di pausa, in questo periodo così difficile per tutti quanti noi. Riflettevo su questo passo, riflettevo anche, tante volte si dice prendiamoci un momento di pausa per quanto riguarda le coppie in maniera negativa, molti per il lavoro stressati dalle fatiche avrebbero bisogno di un momento di pausa, molti lo dicono, sono infermieri, medici, tutti coloro che operano nel comparto di sanità per la nostra salute pubblica in questo periodo non stanno riposando, ma tanti di noi sono costretti in un momento di pausa, di riposo lunghi, siamo 40 giorni di lockdown, come si dice, e quindi è un periodo lunghissimo. Ma nell'ottica biblica, riflettevo proprio su questo, nella parola di Dio abbiamo letto, il giorno del riposo è un giorno benedetto. Riprende il versetto di Genesi 2:2, il settimo giorno Dio compì l'opera che aveva fatta e si riposò il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatta. E in questo passo riprende come esempio, anche perché Dio è un esempio per noi, invitava a riposare, invitava
il suo popolo a lavorare 6 giorni, ma voleva che si prendesse una pausa, come egli stesso aveva fatto all'inizio della creazione. In questo periodo sentiamo che molti hanno dei disturbi, nascono dei disturbi, in questo periodo di difficoltà, insonnia, si dorme male, si dorme poco, si dorme molto, molti hanno paura, paura per i cari, per il futuro. Egli, il Signore, vuole farci ricordare che in ogni situazione noi possiamo godere di un riposo benedetto, un riposo che anche è va al di là delle situazioni, delle difficoltà, va al di là di ogni periodo e soprattutto noi lo esterniamo proprio nei momenti più difficili questo riposo ed egli vuole fare entrare te come ha fatto entrare noi in questo riposo. Non è come qualcuno erroneamente ci vuole far credere che il credente entra in un periodo in cui possiamo definire noioso. Molti pensano proprio questo, che essere religiosi e credenti si accoppi con noia, con apatia, nel senso che egli vuole far entrare, egli vuole farti entrare in quel riposo, egli vuole farci entrare nel riposo, egli vuole farti entrare in quel riposo. Non è come qualcuno erroneamente ci vuole far credere questo riposo un periodo noioso, come qualcuno afferma ironicamente, il paradiso sarà un posto noioso. No, il credente gode del riposo di Dio ed egli vuol far entrare il suo popolo nel riposo, ma vuol far entrare anche te in questo riposo e vuole donarti il riposo, che è qualcosa di benedetto, che è qualcosa di meraviglioso. Anzi, il credente gioisce, gode della benedizione che il Signore gli elargisce e riposa in questa situazione, in questo momento di difficoltà. Egli vuole farti entrare in quel riposo. Non è come qualcuno realmente crede che sia noia o apatia o momenti difficili. Egli vuole far entrare te in quel riposo, il riposo di Dio, che è un riposo benedetto, che è un riposo anche che va, come abbiamo detto, al di là delle circostanze, delle difficoltà. Il Signore voleva insegnare in questo periodo, in Esodo, proprio di riposare, di godere di quello che Dio aveva fatto. E Dio vuol far godere te di quello che Dio può fare nel tuo cuore. Tutti coloro che hanno creduto in Dio sono entrati in questo riposo, stanno godendo questo riposo, e lo ripeto, al di là di quello che ci sta attorno, perché il riposo di Dio sopravanza, come dice, ogni intelligenza. E gloria a Dio per questo. Egli ha qualcosa di benedetto per te, vuole donarti. In Isaia dice 30:15, poiché così aveva detto il Signore Dio, il Santo di Israele, nel tornare a me e nello stare sereni sarà la vostra salvezza, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza, ma voi non avete voluto. Il Signore in questo caso rimproverava il suo popolo che voleva fare con le proprie forze, si affidava ad altri per la propria sicurezza, ma il Signore ci richiama a tornare a Lui, nello stare sereni, nello stare calmi, nello stare fiduciosi. È lì la nostra forza, è lì la vostra forza, nel tornare a Dio, nel stare nelle braccia di Dio. Noi stiamo sereni, stiamo fiduciosi. Il Signore nei periodi di pausa ha sempre portato il credente, l'uomo, a riflettere. E anche questo è un momento di riflessione per tutti quanti noi. Per quanto siamo piccoli davanti a Dio, per quanto un piccolissimo virus ha messo in ginocchio tutta l'economia e la salute di tanti di noi. Quindi Dio vuol far riflettere te
Amen. Su quanto siamo piccoli e quanto siamo fragili. Ma grazie a Dio, Dio ti vuole offrire in questa sera un riposo. Il Signore vuole portare te e me a riflettere nel godere del riposo che Dio ha dato. Infatti dice in Ebrei, infatti chi entra nel riposo di Dio si riposa anche lui dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Chi entra nel riposo di Dio? E se non sei entrato nel riposo di Dio? Dio ti offre questo. Cristo Gesù sulla croce ha offerto se stesso per donare riposo all'anima tua, per donare gioia all'anima tua, per guarire l'anima tua. E noi siamo entrati in quel riposo. Quando eravamo afflitti, travagliati, preoccupati, l'opera di Dio, Cristo Gesù, ha messo dentro di noi la sua gioia e il suo riposo, che non svanisce, non cambia, è sempre lo stesso. Passano le circostanze, le difficoltà, ma quel riposo è nei nostri cuori e gli vuole dare serenità e gli vuole che godiamo della serenità anche adesso, anche in questo momento, che godiamo del riposo, che provengono dalla fiducia che abbiamo in Lui. Come abbiamo detto in Isaia, nel tornare a me nello stare sereni, anche adesso noi possiamo stare sereni e calmi. Ma come? Come puoi dire che possiamo stare calmi e sereni? Sì, noi possiamo anche adesso stare calmi e sereni, perché questa fiducia, questa serenità proviene dal confidare in Lui, non dal confidare in noi stessi, nelle prove, nelle difficoltà o in tutto quello che affrontiamo. Infatti in Isaia proprio rimproverava questo Dio, perché il suo popolo si affidava alla forza, alle alleanze con gli altri eserciti, invece di affidarsi a Dio. Invece Dio ci vuole incoraggiare ad affidarsi a Lui in questa sera, perché se noi siamo fiduciosi e poniamo la nostra fiducia in Lui, vedrete che vediamo che entra la pace, la calma, la tranquillità, al di là di tutto quello che ci sta intorno. Un salmo dice che ci saranno frecce, saette che ci sfioreranno, ma niente ci potrà toccare, niente potrà prevalere sulla nostra vita. Noi vogliamo riposare, come un bambino. Abbiamo detto che dobbiamo vedere fiducia in Lui. Come un bambino riposa sul seno della propria madre, così noi dobbiamo stare al sicuro, riposare nelle braccia di Dio. Vogliamo confidare in Lui. Nel Salmo 62,1 solo in Dio trova riposo l'anima mia. Da Lui proviene la mia salvezza. E se esaminandoci questa sera non troviamo riposo all'anima nostra, se nell'anima nostra non c'è quella fiducia in Dio, sappi che il salmista diceva solo in Dio trovo riposo all'anima. E solo in Dio puoi trovare riposo all'anima. Grazie a Dio per, l'abbiamo detto all'inizio, per i medici, per gli infermieri, per tutti coloro che operano per la nostra salute. Ma se vuoi trovare riposo all'anima, al tuo essere spirituale, solo Dio può donare quel riposo, che poi si tramuterà anche nel riposo umano, fisico, delle prove, delle difficoltà. Perché, dice il salmista, da Lui proviene la mia salvezza e da Dio proviene la salvezza. Cristo Gesù è la nostra salvezza e noi siamo fiduciosi in Lui, perché è Lui che dà riposo all'anima nostra. Dio ci voglia benedire in questo periodo così difficile, ma sempre fiduciosi, sempre con una fiducia nel Dio di Israele. Dio ricordava il suo popolo: ricordati del giorno del riposo, e poi ricordati di santificarlo. E noi vogliamo santificare, vogliamo ringraziare. Santificare era ringraziare Dio perché Dio aveva liberato il popolo di Israele dall'Egitto. E noi riposiamo e ricordiamo quello che Gesù ha fatto
per le anime nostre. Quindi un momento di pausa, anche se ti trovi in questo momento di pausa, sappi che Dio vuole portarti a riflettere per darti riposo, per darti gioia e fiducia. Vai a Cristo Gesù. Dio ti benedica. Di seguire Cristo, io ho deciso di seguire Cristo, io ho deciso di seguire Cristo, indietro no, non tornerò, se solo io sarò. A ferro, il mondo lascio, la croce a ferro, il mondo lascio, la croce a ferro.